Salve, Dorothy. Serve una mano? No, grazie, Matt. Cercate di fare un po' d'ordine? Sì, ma c'è una tale confusione qui dentro. Se vi serve aiuto, fate un fischio. Grazie, Matthew. Signora Dorothy. Mm? Guardi, ho trovato questo dietro lo scaffale. Oh, sembra un documento legale. Potrebbe essere l'atto di proprietà di questo edificio quando era ancora sede dell'ufficio del telegrafo. Ontilli Soda Cocktail, la miglior bibita al mondo. Soddisfatti o rimborsati? Appena arrivata di fresco. E la garantiscono davvero? No, sono io a garantire. Solo 2 penny alla bottiglia. 2 penny? Il trasporto costa. E se non ti piace, ti rendo il doppio di quanto hai speso. Che cosa hai da perdere? Ne prendo una cassetta. Una cassetta? Tieni, è uno dei tuoi Havana Gold. Dammi una Havana Gold. Oh, mi spiace, ho appena venduto l'ultimo. Quei cubani li ho scoperti io. Sì, lo so. Sei stato tu a consigliarmeli. Gracias. Credi di essere spiritoso, eh? Sì. Devi stare molto attento. E guarda dove corro. Ores, tutto bene? Il mio naso! Credo che mi abbia rotto il naso! Mi dispiace, Ores. La frattura del naso è molto dolorosa. Ma ti sentirai meglio in pochi giorni. No, 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 non lo devi toccare. Grazie, dottor Mike. Le dispiace se la pago il mese prossimo, perché ho appena mandato i soldi a Myra e Samantha. Non ti preoccupare. In fondo la responsabilità di quanto è accaduto è di Hank. Ha ragione, devi stare più attento. No, voglio dire che Ores ha subito quello che si definisce un torto. Che cosa? Un torto. E tu puoi chiedere a Hank di pagare il dottor Mike perché la colpa è stata sua. Oh, sicuro? E chi convince Hank a pagare? Se no lo porti in tribunale. Matthew, forse tu puoi aiutarmi a capire questo. Oh mio Dio! Ores, va tutto bene. Miglioro di minuto in minuto. Ha visto Hank? No. Che cos'è? Ecco, sembrerebbe l'atto originale di proprietà dell'ex ufficio del telegrafo. Non l'ho mai visto. Lo abbiamo trovato per caso, era finito dietro uno scaffale. Ma il fatto è che c'è qualcosa di strano. E sarebbe? Beh, qui dice che la proprietà si estende per 12 metri a partire dalla strada. Ma il tuo ufficio non è così profondo. No, infatti. Stando a questo, il mio terreno è occupato dal caffè di Grace. E non è certo il momento di importunarla con problemi del genere. Bisogna scoprire chi è il vero proprietario. Pensi ci possa essere un caso di questo tipo nei tuoi testi di diritto? Sì, può darsi. Ho qualche libro alla clinica. Ma credi che sia una buona idea, Matthew? Queste dispute possono rivelarsi molto complicate. Non vedo che danno possa fare cercare di chiarire le cose. Oh, hai ragione, io voglio saperne di più sui torti.